Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch per quanto riguarda il passare i veicoli agli amici ragazzi. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di un amico che vi passa il veicolo, della base operativa, di un veicolo che perderete e a questo punto siete pronti per fare il glitch. Allora, per prima cosa ragazzi, la base operativa deve essere piena di veicoli o LG o quello che cazzo volete voi, in maniera tale che vi appaia questo messaggio. Quindi dovete chiamare una LG da un altro garage ragazzi per far apparire questo messaggio, altrimenti non comparirà. Il secondo passaggio è quello che il vostro amico deve andare in una missione di Rockstar o quello che cazzo vuole e aspettare nella missione. Quindi andrà in start online, attività create da Rockstar, un lavoro da titano, missioni, un lavoro da titano, e rimarrà lì. A questo punto noi che cosa dovremo fare ragazzi? Dovremo andare qui e far comparire il messaggio, dopodiché andiamo in party e facciamo partecipa a sessione ragazzi. Qui dovremo aspettare una quindicina, ventina di secondi più o meno, in maniera tale che il gioco caricherà l'invito, o meglio l'unione alla sessione che noi abbiamo sollecitato. Quindi a questo punto aspettiamo quel tempo e quando sono passati questi 15-20 secondi diciamo al nostro amico di uscire dall'attività. Ora ragazzi io vi farò vedere due versioni, una a rallenti che è questa, di quello che dovete fare. Voi dovete pigiare sempre X, però lo vedete a rallenti, quindi vedete i messaggi che ci sono e che dovrete accettare, ovviamente quello che dovrà accadere. Adesso ve lo farò vedere a velocità naturale, giusto per farvi capire quanto ci dovete impiegare per fare il glitch. Ora avete visto ragazzi, deve essere un XXX molto 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 veloce, dovete premere tantissime volte X velocemente, respawnerete fuori e l'unica cosa che dovrete fare è suicidarvi. Allora ragazzi, per far sì che il glitch venga bene non dovete vedere l'auto che entra nella base operativa. Se vedete l'auto che entra nella base operativa il glitch non sta funzionando. Allora, quando siete respawnati, che vi siete suicidati, prendete il veicolo del vostro amico e come salirete vi dirà base operativa piena, schiacciate X e sostituite con un altro veicolo ragazzi. È semplicissimo, questo glitch è veramente qualcosa di bestiale per passare le auto agli amici o per dare una mano a qualcuno. Magari, non so, qualcuno non ha potuto comprare il jetpack, con questo glitch potete passare il jetpack, il carro armato, insomma potete passare tutti quei veicoli che sono contenuti anche nella base operativa o altri veicoli senza nessun problema ragazzi. Quindi affrettatevi a fare questo glitch perché non penso che duri molto. Allora, a questo punto ragazzi, di solito per sbaggarsi si doveva chiudere l'applicazione, ma ho notato che anche venendo vicino al punto diciamo di uscita ci dà il menu anche senza punto giallo, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare vicino al punto d'uscita ed uscire ragazzi. Andremo dentro, riprenderemo il nostro veicolo e lo metteremo nel garage dove vogliamo metterlo. È abbastanza semplice come glitch, in questo modo possiamo anche mettere il Dune in garage se un amico ha il Dune in garage, vuole passarcelo. In questo caso possiamo riuscire a metterlo in garage senza nessun problema ragazzi. Per fare questo glitch più di una volta però mi raccomando chiudete l'applicazione dopo che l'avete fatto,
o cambiate sessione o chiudete l'applicazione, perché altrimenti potrebbe bloccarvisi e il trucco non riuscirà. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.